Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. In primo piano ancora l'emergenza coronavirus. Vi propongo un'intervista a Giuseppe De Matteis, noto per le sue attività in campo amministrativo, sportivo e sociale a Rocca d'Aspide, qui nelle vesti però di infettivologo dell'ASL di Salerno, che dà importanti indicazioni ed anche utili spunti di riflessione sull'emergenza coronavirus. Era il 23 febbraio, finivamo carnevale e la sera stessa si cercava di ragionare alla luce di quella che all'epoca sembrava un'epidemia, poi è diventata una pandemia. Sicuramente la risposta, a mio avviso, a livello locale è stata una buona risposta, nel senso che dalla medicina di base al territorio, agli ospedali, comunque stiamo cercando di contenere il problema. Dove in Lombardia naturalmente è stato veramente impattante, in questo momento possiamo dire che i numeri e la risposta locale stanno consentendo di affrontare questa emergenza. C'è una task force che dovrà occuparsi di quello che sarà da maggio in poi, diciamo, la ripresa, augurandoci appunto che questa curva, che ormai ha raggiunto questa fase di plateau, inizi questa fase che io la definisco una fase di discesa, dove, come giustamente dici, è fondamentale il ruolo di ognuno di noi, lo è stato e lo continua ad essere. In questa fase non dobbiamo pensare che il problema lo stiamo risolvendo, ma dobbiamo ragionare ancora. Tutti stiamo combattendo di fronte a un problema che fino a pochi giorni fa non sapevamo quasi come affrontare. È stato uno tsunami che ci ha invaso tutti quanti. Ecco perché, di fronte a questa terribile situazione, la risposta a livello regionale è stata una risposta importante perché stiamo contenendo il problema. Adesso bisognerà capire, anche da un punto di vista non solo sanitario, ma anche, tra virgolette, economico, come la ripresa, dovrà avvenire. Qui siamo di fronte a un nemico invisibile. Il ruolo di ciascuno di noi al momento rimane quello descritto nella fase ormai comune del lockdown, cioè dobbiamo purtroppo ancora resistere di fronte a questo assedio che ci è piombato, tra virgolette, dall'alto, dobbiamo resistere, dobbiamo ancora stare in casa, rispettare le regole, perché purtroppo, al di là di tutto quello che si possa dire, il vero veicolo di trasmissione del virus è l'uomo, quindi i contatti ravvicinati sono la vera fonte di contagio. Poi ormai si parla di strade, di lavaggio, di vestiti, di indumenti. Sicuramente rispettare quelle che sono le regole igienico-sanitarie che a mio avviso dovremmo applicare tutti i giorni indipendentemente dal coronavirus, però sicuramente il contagio che può avvenire per un rapporto stretto, quindi per via aerea, è l'unico elemento cardine di questo problema. Quindi di conseguenza dobbiamo ancora purtroppo stare a casa e riscoprire quelli che sono i valori dello stare a casa, nella speranza che questa fase di lockdown possa finire il prima possibile. Alla luce di quello che si sa fino a questo momento sul Covid-19, ho chiesto al dottore Giuseppe De Matteis che cosa possiamo aspettarci dalla medicina. Dalla medicina dobbiamo aspettarci, a mio avviso, tre progressi importanti. Il primo è la diagnostica, e ci sono tutta una serie, diciamo, tra il test sierologico e i tamponi che supportano il percorso diagnostico. Il trattamento lo stiamo vedendo, ogni giorno si ragiona di target terapeutico per cercare di affinare una terapia sempre più precisa, che attualmente è fatta di cocktail di farmaci, nei confronti del coronavirus. E a mio avviso l'arma forse più importante, oltre a quella del trattamento, è sicuramente la prevenzione. La prevenzione la stiamo già facendo evitando i contatti, ma la prevenzione più importante è quella che si potrà fare con il vaccino. Ci auguriamo che il vaccino arrivi il prima possibile, anche se a mio avviso non dobbiamo avere eccessiva fretta, perché il vaccino deve seguire tutta una fase, tutto un suo percorso, dalla fase 0 almeno alla fase 3, quindi con degli studi importanti che possono dirci non solo se è efficace, ma soprattutto se è sicuro, che è un elemento naturalmente importante nella valutazione del vaccino stesso. E naturalmente con il dottore Giuseppe De Matteis, infettivologo dell'ASL di Salerno, si è parlato anche di prospettive. Gli ho infatti chiesto come vede il futuro di tutti noi da qui ad un anno. Questa è una domanda importante, a mio avviso non è semplice, perché sicuramente questo periodo sta impattando da un punto di vista emotivo ognuno di noi. Sicuramente non sarà facile, a mio avviso, ritornare alla normalità dall'oggi al domani. Sicuramente avremo una certa preoccupazione. Sicuramente uscire fuori di casa non sarà più come prima. Però io, a mio avviso, questo sarà nel breve termine. Nel breve termine conserveremo ancora la memoria di quello che sta succedendo. Ma se le cose andranno da un punto di vista di contagiosità, quindi da un punto di vista epidemiologico,
oggi come una normale curva in discesa. Io mi auguro che nei prossimi mesi, superata anche l'epidemia, superata quella che sarà la successiva psicosi dei rapporti sociali, sicuramente con il vaccino e con una terapia idonea e con l'eliminazione stessa del virus torneremo sicuramente alla vita normale. I tempi sicuramente non li conosciamo ancora in maniera dettagliata, perché dobbiamo conoscere i tempi del vaccino, dobbiamo vedere la curva come scenderà, perché la curva sale facilmente. Il picco, che in realtà non è mai una montagna ma è sempre una collina, impiega più tempo a scendere rispetto che a salire, quindi ancora i tempi sono dei tempi lunghi, però dobbiamo pazientare perché sicuramente dobbiamo ritornare alla normalità. Ed ora una domanda che sicuramente sta a cuore a tanti di voi. Al dottore De Matteis ho chiesto se il Covid-19 può ritornare. Sentiamo la risposta. Allora, questo è importante. Innanzitutto la risposta a mio avviso merita due elementi di rapida discussione. La prima, dobbiamo fare attenzione perché nella fase della discesa non deve ritornare la tranquillità, allora posso ritornare a fare quello che facevo prima. No, attenzione perché la curva deve scendere, non ci vuole niente che la curva risalga. La seconda cosa, a mio avviso nei prossimi mesi, quando anche si arriverà verso contagio zero, il virus può ancora continuare a circolare, il virus non lo eliminerà mai del tutto, però dobbiamo fare in modo che la sua virulenza, ed è la virulenza, la si può vedere purtroppo tutti i giorni, anche il bollettino di oggi fa vedere una numerica purtroppo di morti troppo elevata, è quello che ci deve far capire che purtroppo ancora il virus lo stiamo combattendo. Sicuramente nei prossimi mesi rimarrà, ma dobbiamo fare in modo tale che la sua virulenza sia la minore possibile, possa impattare nel minore dei modi sulla mortalità. In chiusura di questa lunga intervista con il dottore De Matteis, anche una riflessione sulle tante fake news che spesso generano terrorismo psicologico. Ecco, questo è un altro elemento importante, perché naturalmente stando a casa più facilmente i mezzi di comunicazione sono inondati di informazione. Allora dobbiamo fare riferimento ai canali ufficiali della scienza. I canali ufficiali della scienza e il giornalismo, quello serio, perché purtroppo in questo periodo tanti si improvvisano. Io faccio il paragone con il calcio: all'indomani di una partita di calcio diventiamo tutti allenatori. Qui allo stesso modo tutti diventiamo medici, tutti diventiamo giornalisti, ognuno deve fare il proprio mestiere, ma dobbiamo capire che se vogliamo conoscere cosa sta succedendo dobbiamo andare a quelle che sono le fonti ufficiali. Io faccio l'esempio dei farmaci: spesso escono video con farmaci nuovi, anche farmaci tra virgolette che già si usano per altre patologie. Facciamo attenzione a dire che un farmaco da una patologia può essere utilizzato verso un'altra, perché richiede degli studi, bisogna valutare i dosaggi, bisogna valutare effettivamente se a quel dosaggio il farmaco non è tossico per l'uomo. Quindi facciamo attenzione a interpretare i messaggi che quotidianamente, ahimè, ci prendono tutti i giorni, soprattutto tramite WhatsApp. Queste dunque le parole del dottore Giuseppe De Matteis, infettivologo dell'ASL di Salerno, che come avete avuto modo di sentire ha dato importanti indicazioni sull'emergenza in atto, un'emergenza prima di tutto sanitaria, ma naturalmente lo ricordiamo anche economica e sociale. Grazie per l'attenzione.